7 anni di serio impegno, la preparazione e l'addizione al nostro lavoro ci hanno portato ad essere un punto di riferimento in Italia per nuove soluzioni nel campo della bonifica ambientale e dello smaltimento rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi. STEM Ambiente, infatti, è una società iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il trasporto e lo smaltimento rifiuti, la bonifica Eternit ed amianto, la bonifica di terreni ed impianti tecnologici, la consulenza ambientale, la progettazione e l'analisi sono i servizi che STEM Ambiente offre con soluzioni chiave in mano, in piena sicurezza e rispetto delle normative. La serietà e l'affidabilità, il rispetto per l'uomo e l'ambiente sono i nostri valori. Ragazzi, non sapete dove sono adesso, sono in Trentino e siccome il carissimo David l'altra volta ha fatto la puntata da solo, adesso la faccio io. E quindi io direi di mandare la terza puntata di Mercato Retro a voi. Sono con Giuseppe, con le bimbe, grazie perché siete state fantastiche. Di Deb, vabbè, lo sapevo, è con me, ma anche tu sei stata veramente una scoperta. Però guarda che Giuseppe me lo aveva detto, quella bimba è una bimba d'oro, è vero. Ma il pezzo forte è Gasparotto. Gasparotto è questo furgoncino che lui, ora ci racconta un attimo la storia, prima di parlare dell'evento, io voglio parlare di Gasparotto perché io lo chiamavo, io e lui siamo conosciuti all'evento, però ci siamo sentiti un bel po', giustamente vi mettete d'accordo, era sempre incasinato, oltre che per il mercato retro, ma perché era alle prese con Gasparotto, fino al giorno prima. Gasparotto è la star della manifestazione. Assolutamente, di notte poi vedete l'immagine, l'avrete vista, è bellissima, di notte è fantastico. Ora poi con tutte le bimbe dietro, io e te stoniamo, però è veramente fico. Sì, e che dire, niente, Gasparotto è stato studiato per essere un banco multifunzione. E quando c'è bisogno di fare DJ abbiamo tutti gli attacchi per fare musica,
se vogliamo fare i cocktail c'è tutto quanto che serve per fare i cocktail, se vogliamo fare gli hot dog e il panino come abbiamo fatto in questa manifestazione fa anche quello. Stasera viene smontato dalle parti diciamo culinarie e viene caricato sul carrello, perché noi siamo tipi ecologici, tu non lo sei, ma noi a posto di far andare il Gasparotto a benzina abbiamo pensato di farlo andare a doppio malto, perché al posto del motore abbiamo messo un super motore a quattro vie che fa quattro birre alla spina e poi una quinta perché non poteva mancare lo spritz. Assolutamente, e chi vuole Gasparotto al proprio evento chiami Giuseppe e magari vediamo se ci piace l'evento, portiamo Gasparotto. Esatto, può essere anche una soluzione buona. Sì. Allora ragazzi, tre giorni di fuoco in tutti i sensi, uno perché è stato bellissimo, due perché facciamo un caldo micidiale, però insomma facciamo il bilancio di questi tre giorni. Allora il bilancio direi che è positivo, positivissimo. Abbiamo visto parecchia gente che è venuta alla manifestazione, dei banchi di un certo livello, di antiquariato, di vintage, e devo essere sincero sono molto molto soddisfatto. C'era anche dei banchi dove vendevano pezzi di ricambio, perché nasce questa idea come mostra scambio. Poi per diciamo allargare la visione al tutto, poi siccome a me è sempre piaciuto il vintage, collezionismo eccetera, abbiamo cominciato il connubio, abbiamo messo vari banchi eccetera, nonché abbiamo coinvolto le varie macchine. Ad esempio qui in banchina abbiamo fatto dei test driver con la 500 elettrica, ultima uscita della Fiat, ringraziando appunto Auto 3 di Imperia che ce l'ha fornita, e poi altre macchine come la Suzuki eccetera eccetera, Alfa Romeo, e c'erano parecchie macchine che abbiamo programmato per fare dei test driver. E non solo per quello, poi perché c'era, oltre alle cose dette, c'era la Lamborghini, quindi il simulatore, e poi i nostri amici francesi, insomma, sì, cose ce n'era. Come si fa a parlare di tutte? Troppe cose in questi tre giorni. Cose. Sì, abbiamo fatto un gemellaggio molto importante con un diciamo club che sta arrivando ai 100 anni, perciò per noi è molto importante avere un gemellaggio di questo genere, anche perché siamo proprio vicini, e infatti noi poi il fine luglio abbiamo un raduno, andiamo da loro e contraccambiamo la loro visita. Sì. E poi il run, oggi abbiamo fatto stamattina il run, lui si è un po' venuto e poi è sparito a farsi il giro, però poi è ritornato, abbiamo fatto un bel giro, due orette circa, sì, con una merendina, con le auto, le moto, c'erano i nostri amici di Harley Davidson, insomma non manca niente. Cioè io guarda veramente, la Toscana è bella, vengo dalla zona livornese, però anche qui si sta da Dio, un pensierino ce lo farei io. Imperia sta rinascendo, sono 20 anni che qua Imperia praticamente si è dato un po' di mollo. Abbiamo un sindaco che... Ce lo siamo scordati anche la cosa più importante, cioè c'erano delle figure importanti il giorno del taglio del nastro, il secondo giorno, rammenta un attimino cosa è successo. Ma niente, avevamo il nostro sindaco con gli assessori al turismo e al commercio, poi avevamo il vicepresidente della regione e l'assessore al turismo regionale. Penso che poi vabbè c'era l'arma dei carabinieri, il comandante provinciale dei carabinieri e altre autorità diciamo importanti, perché questa manifestazione, se dobbiamo farla crescere, perché in una location così, quando gli espositori mi dicono ma che dove siete, io gli dico sempre siamo a 8 metri dal mare. Cioè qua abbiamo 8 metri. 8 metri dal mare, è vero. Esatto, ma mi prende in giro? No, non la prende in giro. Poi le mando le foto, le vediamo
tutto quanto alla Calatanselmi di Imperia, che ormai è diventato un gioiello, diciamo, di Imperia, come tante altre cose che sta facendo il comune. Devo essere sincero, come ho detto già in un'altra intervista con il sindaco, sono convinto che questa amministrazione porterà avanti Imperia nel migliore dei modi, perché ho molta fiducia in loro. La strada è quella giusta, persone come te sono quelle che aiutano le istituzioni a far sì che una città cresca, perché sei veramente poliedrico, mille idee, sei fantastico, ormai ti voglio già bene, sei un amico, perché dopo 3 giorni vi assicuro che sì, si può chiamare amico una persona e sentirsi di famiglia. Mi mancherà in questi giorni, ma ci sentiremo telefonicamente. E ragazzi, io vado al lavoro perché Vincenzo deve cominciare a montare il tutto, fra poco ne vedrete delle belle. Mercato Retro 2022 è tutto per ora. Giuseppe, rock and roll. Oh, ciao a tutti. Take a chance, give for the risks in this moment. Take my hand, then break my heart. I'll never walk this road again. Stumbling steps grow to a dance, where things change forever. There's no regrets, only the past. Will I change? Never. So swing me around, take me down. Io mi scuso, sempre ste figure per colpa di Deb, sono qui con Marco, scuderia Imperia Corse, guarda, posso anche il dépliant che mi faceva vedere uno dei rally che fate, che organizzate, e lei è fatta così, lei non la reggo una cosa, quando poi c'è questi eventi dove fa un po' la pin up eccetera, quando vede le auto che gli piacciono, non la tieni. Quindi torniamo seri e parliamo invece della scuderia. Intanto la vostra presenza qua a questo bellissimo evento con davanti degli yacht pazzeschi, secondo me, guarda, siete proprio all'inizio dove passano le auto d'epoca, proprio all'entrata principale. Quindi sulla destra abbiamo le auto da rally della scuderia, sulla sinistra degli yacht, delle barchette, dei gommoncini, proprio una cosina così. Io direi che ci sta proprio bene, Cioè proprio l'importanza di veicoli. Poi qua si parte con un Deltone che io amo, non solo io perché anche Deb insomma se ne è innamorata, quindi penso sarai contento, no, di questi 3 giorni di fuoco. Siamo contentissimi e c'è stato questo invito da parte di Giuseppe, che è un amico, è il numero uno, e siamo riusciti a partecipare, anche perché per noi è il secondo anno di attività vera e propria della scuderia, perché l'abbiamo rilevata noi
un gruppo di amici, siamo un gruppo di amici che abbiamo ripreso la scuderia e abbiamo riproposto la ronda e la gara, e quest'anno abbiamo detto va bene, ok, siamo abbastanza organizzati, proponiamoci anche a questo evento, no? Per farci conoscere sempre. Ci state benissimo secondo me. Sì, per già anche presentare la gara che sarà a novembre. Che, sì, che è questa qua, guarda, lo facciamo vedere un attimo, è già pronta, eccola qua, la vedi Vincenzo? Questa è una figata, magari vi veniamo a trovare con le nostre telecamere, chi lo sa, sentiamo il buon Giuseppe. Ci farebbe molto piacere perché comunque è un evento che va pubblicizzato, va portato avanti, va fatto conoscere. L'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo parco partenti e questo ci ha fatto molto piacere, ci ha galvanizzato, no? Ci ha dato forza e quindi siamo qua e stiamo già lavorando per questo evento. Le ronde vengono fatte da novembre a febbraio da calendario ufficiale ACI, quindi certo. Non possiamo fare altrimenti e niente, siamo qua, ci godiamo questo panorama, questo posto è bellissimo. Il nostro obiettivo è sempre collegare la città, il nostro sport, la città, farlo conoscere. Poi qua con queste vetture storiche che hanno fatto veramente la storia del rally, pensa che io da piccolo mio padre aveva un'officina dove veniva la Peugeot, il gruppo Peugeot, ai tempi di Vatanen, quindi ho trovato le foto in bianco e nero con il grande Vatanen, quindi sono cresciuto nel mondo del rally e con la Garage School, anche se noi ovviamente siamo partiti con il discorso Harley Davidson, moto e auto storiche, ci siamo avvicinati negli ultimi anni un'altra volta al rally, sai, la vita, poi le passioni girano. Io è un mondo che amo, ho fatto delle diverse trasmissioni, sicuramente avremo modo di collaborare. Ora poi sentiamo Giuseppe cosa si inventa, che è un vulcano di idee, una cosa pazzesca. È una macchina da guerra, è veramente una persona che non si ferma mai, è sempre propositivo, quindi va bene. Ci vogliono persone così per la città. Ci vogliono persone così, ci vogliono persone come te per tirare avanti le passioni. Io ora vado a recuperare Deb e noi ci vediamo prestissimo. Andiamo ragazzi. Eccoci, Deb, mi spieghi cosa stai facendo dentro la Lamborghini? Ma che fai? Qualcosa non torna, eh? Sì, è una macchina vera, ma per essere proprio vera, c'è il barbatrucco. Dai, esci giù, era troppo facile. Non riesci nemmeno a uscire. Vai, ti aiuta Monia, ti aiuta. Ma dimmi te, Demonia, perdonala, viene dalla campagna, è rustica lei, è rustica. Sì, ora è capace di fare anche l'offesa. Te sul trattore, no sulla Lamborghini. Che poi in effetti ho fatto un gioco di... Questa era bellina, sul trattore no, perché la Lamborghini faceva i trattori. Fa sempre i trattori, e che trattori? No, lei nemmeno il trattore Lamborghini, lei è proprio dalla Lamborghini, col cannocchiale la deve vedere. Allora, sono qua con Monia, simpaticissima, perdonaci, ma guarda, è tre giorni che ci sta facendo ammattire. Io ho detto scherzando, è vera ma non è vera. In realtà non ho proprio scherzato, perché è vera, è il primo prototipo che praticamente, come hai detto tu, basta rimetterci poi il motore e la risistemiamo per la strada e questa funziona. Certo, lei è il primo simulatore al mondo su una vera Lamborghini che ha vinto il mondiale 2018. Cioè, non è una cosa da nulla, ma infatti di voi... Cioè, io ancora prima di venire qua, Giuseppe, mi raccomando vai, perché c'è la Lamborghini simulatore di qua. Allora, io non provo, perché come Deb la prendo in giro, ma anch'io sono convinto che mi ribalto. Si vede la Lamborghini che si rigira e vado a finire nel porto. Non è il mio sport, però è una figata pazzesca e c'è sempre pieno di gente. Praticamente potrebbe, da quello che mi avevano spiegato, serviva per allenarsi veramente ai piloti. Sì, è stata studiata per l'allenamento dei piloti. Le persone comuni comunque girano al 20%. Ah, quindi la difficoltà non è al 100%, è al 20%. Assolutamente no, perché ci sono parecchi blocchi per poter dare modo di guidarla un po' tutti. Altrimenti accendi tu. Se fosse una cosa veramente, dici poi prendo 20 euro a giro, siamo miliardari, ce la compriamo per davvero. Esatto.
No, vabbè, allora, però, secondo te, io è figa sta cosa, perché comunque abbiamo questa Lambo vicino a tantissime auto degli anni 50, 60, 70, e non ci stona per niente. È un connubio che secondo me è curioso. Come ti sei trovato con tutte queste auto storiche che ti fanno su e giù, e tu sei con un bolide, che poi c'è tutte le firme veramente dei piloti che immagino avrai incrociato lungo questi anni. Esatto, le firme sono un po' dei piloti, e comunque anche le macchine d'epoca hanno alcuni piloti che le hanno effettivamente guidate anche loro ai tempi. Ai tempi che erano assolutamente. Esatto, quindi le hanno provate anche loro. Imperia, è la prima volta che venite a Mercato Retro? No, è il quarto anno. Ah, voi siete sempre venuti? No, perché per me la prima volta pensavo che fosse una novità, quindi l'avevi già collaudata. Vabbè, allora è inutile che vada avanti. Se dopo quattro anni sei sempre qua, vuol dire che ti piace e che il pubblico di Imperia, vabbè, di tutta la Liguria, comunque reagisce. Anche perché, ragazzi, ma dove pensate di trovarla la possibilità di guidare un simulatore Lamborghini dentro una Lamborghini? Con la PlayStation sono tutti bravi. Però per dare un po' di info, dacci un po', poi li scrivo, un po' dove su virtualmente dove vi troviamo. Allora, noi abbiamo comunque un canale Facebook, Instagram per poterci trovare, e comunque siamo sempre in giro in varie fiere ed eventi, giriamo un po' dappertutto, per cui parecchia gente già ci conosce, e saremo di nuovo ad Imperia dal 22. Ragazzi, io direi andate un po', socializzatevi e ci vediamo. Magari veniamo a fare un giro con la Garage School, stavolta lo provo. Ok, Monia? Simpaticissima. Rock and roll. Ma prima di andare via vi presento l'altra parte di Monia. Girati un po'. Vabbè, lui lo leviamo col Photoshop. Sarà meglio che scendi? No. Non vuole più scendere. Eccoci, mannaggia, manie di protagonismo, Deborah. Cioè, già ieri siamo venuti a rompere le scatole qua. Un'altra volta? Sì, perché? No, così, cosa fai? Fai un giro in 500? Magari. Senti, io chiamo Riccardo, te fai quello che ti pare. Riccardo, dov'è Riccardo? Eccolo. Riccardo, scusami, guarda, già ieri sei stato carinissimo che Riccardo ha sopportato tutto il backstage e le follie di questa... Di questa qua. Oggi è venuta al mare. Sì, no, hai visto com'è rossa? Guarda un po' com'è rossa. E oggi si vede che se l'è goduta un po' lei. Allora, siamo qua con Club 500 Golfo di Ainisse. Parliamone un attimino. Allora, hai uno spazio espositivo, Riccardo, tu e i tuoi collaboratori, fantastico. Noi ieri abbiamo un po' giocato con la roulotte, una cosa rara che mi diceva Giuseppe, che mi ha portato e fa: guarda, ti faccio vedere una cosa unica, cioè la roulotte omologata per la 500, io nemmeno che sapevo, ma quanti ne esistono al mondo? Sono veramente pochi pezzi, questa l'abbiamo presa a febbraio a Firenze, la stiamo restaurando e abbiamo l'idea di partire adesso il 28 di giugno e fare da Diano Marina fino a Reggio Calabria tutta strada normale con la 500 e la roulotte a gancio, traino dietro. Guarda Riccardo, portati una GoPro, qualcosa, riprendile e poi mi mandi dei clip e te le mandi in onda. Ti faccio un lancio, fallo, documentala sta cosa, perché è bellissima. Poi roulotte targata Firenze, ragazzi, quindi sempre Toscana. Fallo davvero, perché è una cosa fantastica. Allora, roulotte abbiamo ripresa, parliamo un po' di questi bellissimi mezzi. Qui si spiazza veramente dalla classica 500 a cose molto molto più retro, più vintage. Però è uno spettacolo per gli occhi. Dimmi, allora, parliamo di questa. Questa è bella, un bel colore. Okay. Di che anno è? È del 1961, una bianchina a cabrio. È stata costruita a 9.000 esemplari. Oggi sono censiti circa 900. Questa non perché è del nostro gruppo, però credo che sia la bianchina oggigiorno
più bella circolante in Italia, è stata pubblicata addirittura sulla copertina dell'ASI e su Ruote Classiche Automobilismo d'epoca. Non abbiamo scelto male, eh? Quindi ne sono rimaste più o meno 900. Veramente bella. A me piace tanto anche quella, che ieri abbiamo fatto un po' delle sketch, anche quella più o meno è degli anni maggio. È del 1959, l'ho comprata qualche anno fa a Verona da un signore anziano. Quindi è la tua? Addirittura in casa, sì. Vedi qua, gli brillano gli occhi, questa è la sua. A me piace tantissimo, eh? Proprio, proprio bellina, infatti è molto, molto anni 50, anche se è 59. Allora, parliamo un po' del club. Allora, obiettivi e cosa fate durante l'anno? Allora, è un club piccolissimo, con 25 soci, 25 amici, è nato nel 2012 per scherzo, abbiamo fatto 8 raduni con 100-120 macchine, quest'anno dopo questa pandemia che ci ha bloccato per 2 anni riprendiamo, siete tutti invitati al 18 di settembre a Diano Marina, un posto fantastico dove trascorrere almeno una settimana di ferie. Ci risenteremo perché noi di Gara School quasi quasi veniamo a fare una girata. E adesso la notte, chiamiamola così, è ancora lunga, andiamo a vedere l'evento illuminato. Andiamo. Andiamo? Rimani qua con Riccardo, io vado. Dovessimo provare le cose, io mi dissocio assolutamente da quello che sta succedendo, perché so già che farei un esempio, lo so già. Io mi dissocio. Ogni riferimento è puramente casuale. Che lo sai, quelle sono le macchine da rally. Ragazzi, sapete che momento è? Il momento per una voce per l'Italia. Apprezzassi ogni mio singolo dettaglio.
un minuto, devo presentare. Vabbè, non c'è Berti, le cicale sono durissime. Allora, con questo bellissimo panorama che ho alle mie spalle, come potete vedere, io direi di spostarci, qua siamo a Rovereto, vorrei dire, spostiamoci sul mare, ok, e andiamo al B&B L'Acqua Cotta. Ragazzi, ci siamo quasi, è già un po' che siamo in viaggio, lei è stanchissima, ha guidato solo lei, direzione Grosseto, Castiglione della Pescaia, precisiamo, dal nostro amico Edoardo al suo B&B agriturismo L'Acqua Cotta, che poi ci spiegherà perché ha detto, poi te lo spiego, sembra c'è un discorso culinario perché Edoardo è anche uno chef. Comunque ragazzi, venite con noi, la giornata è appena iniziata, però prima di andare a Edoardo, facciamo una tappa sul mare, un paese, che dici? Sì. Una bella ripresa. Rock and roll, venite con noi. Ragazzi, ma secondo voi un bar per un caffè, un gelatino, un succo, lo troverò qua? Ma chi lo sa? Siamo arrivati all'Acqua Cotta, contenta? Un caldo della Madonna, sì. E allora piscina, sì, andiamo ancora a conoscere Edo, dai, andiamo. Bene ragazzi, ci siamo finalmente, siamo con il titolare, sono con Edoardo qui all'Acqua Cotta di Castiglione della Pescaia. Oh, mattinata spettacolare proprio, sono rilassatissimo, avete visto siamo arrivati ieri, tra una cosa e l'altra poi non c'è stato modo nemmeno di fare la conoscenza con Edoardo, ma io ho detto vabbè, la facciamo mattinata, infatti dopo un bel caffè, un bicchierino di aranciata, siamo qui. Allora, intanto grazie di averci ospitato. Grazie a te, ti ringrazio, mi ha fatto piacere anche conoscerti e ti ringrazio di essere qui.
Bello perché faceva, era tutto teso fino a ora, fa, ma io di qui invece, ragazzo tranquillissimo, a posto. La nostra non è un'intervista, è una chiacchierata. Gli ho spiegato un po', lo dico agli amici a casa che ormai ci conoscono, cos'è Garage on the Road. È un percorso sui luoghi di attrazione turistica ricettiva nella nostra bella penisola. In questo caso noi diamo sempre un occhio di riguardo a tutte quelle conduzioni familiari e tu ci rientri. Sì, noi sì, abbiamo aperto 10 anni fa, questo è il 10° anno, e siamo sì, un'attività familiare, siamo chiaramente un'attività familiare. Abbiamo aperto che c'era mia madre, mia zia e io al lavoro qui. Una decina di anni fa. È familiare di così? Esatto, esatto. Poi mia madre si è trasferita, ora sono rimasto io, però comunque c'è la mia fidanzata che comunque mi dà una mano. È rimasta una struttura intima. A misura d'uomo, diciamo, ecco. Allora, tutte le caratteristiche di quello che piace a noi. Sì, la sua ragazza l'abbiamo conosciuta ieri, ma stasera farà l'aperitivo con noi, chissà. Quindi la conoscete anche voi. Però aspetta, ma cosa sta facendo quell'altra in bicicletta? Ma come è tornata? Ma perché c'ha la bicicletta? Buongiorno. Ma gliel'hai data te o te l'ha rubata? No, gliel'ho data io perché si mette a disposizione da quest'anno biciclette elettriche per gli ospiti. Perché fondamentalmente in 10 minuti, 15 minuti agevolmente vai al mare, arrivi a Castiglione della Pescaia, ma c'è una cantina Antinori qui dietro, molto bella. Cioè ci sono vari siti di interesse, diciamo, nella zona, e ci vai agilmente in bici. Elettrica, fra elettrica, sì, perché comunque con sto caldo le pedalate, diciamo, si sentono. Oh, bello, vieni con noi, bevi qualcosa di stavo per dire, di caldo, di fresco. Di fresco. Tanto sia il caffè sia l'aranciata. Com'è stato il giretto in bici? Fantastico, figurati, a lei gli piace queste cose. Bella idea questa della bicicletta, quindi se venite qua c'è anche il discorso della bicicletta elettrica, quindi andate tranquillamente, hai detto 15 minuti nemmeno, nemmeno siamo al mare. Sì, esatto. E il mare, ragazzi, qua è una cosa fantastica, tanto avete visto, vedrete le immagini, dipende dal montaggio. E la struttura è nata appunto una decina d'anni fa con 3 camere, poi sono diventate 5, è rimasta una struttura molto intima che è il punto di forza secondo me, nel senso... Spesso in piscina, abbiamo la piscina e ci sono 2-4 persone anche se siamo al completo, quindi hanno tutta l'intimità del mondo. E poi il servizio, si lascia a disposizione la frutta, l'acqua e anche i dolci della mattina durante il giorno. Si cerca di dare un servizio un po' completo all'ospite, cercando... Infatti stasera appena torniamo dal giretto in paese farò vedere un attimino, tanto a te sicuramente un po' di frutta è il tuo... E sì, guarda, hai detto bene, come chiudete quel cancelletto in fondo là che lo vedete un po' in una versione aurea, siete dentro un piccolo paradiso e il senso di intimità dici proprio bene, però non è finito qua perché abbiamo anche un bel salone dove gli ospiti possono leggere, rilassarsi. Io direi di andarci a fare un giro, che dici? Volentieri. Mentre io sistemo un po' e mangio, mi finisco di bere le cose, accompagni tu Edo? Vai, andate. Edoardo, ti faccio i complimenti per la struttura, che è bellissima. Grazie. E siamo in un posto tranquillissimo, ma più che altro mi stavi accennando che prima qua era una fabbrica. Sì, praticamente qui c'era una fabbrica negli anni 70 di premiazione, si chiamava Silter, dove venivano costruite le coppe di premiazione per gli eventi sportivi, pattinaggio, calcio... Poi la casa è stata acquistata da mia madre una ventina d'anni fa e è stata fatta in una ventina d'anni, cioè è stata creata in una ventina d'anni. Vedo che qua è uno spazio relax, quindi qualcuno se vuole sedersi o prendere un caffè, leggere un libro, mettersi al computer, che è perfetto. Proprio bello, bello. Grazie, ti ringrazio. Sì, questo è uno spazio utilizzabile dagli ospiti, come anche il gazebo dietro in giardino dove eravamo adesso.
ci, se uno deve fare qualcosa al computer o si vuole semplicemente rinfrescare un po', è una delle zone comuni, diciamo. Faccio vedere dentro, vieni. Grazie. Bello. Io vedo che c'è qualcosa là sotto. C'è Mela, è il nostro Mela? Mela? Eccolo. Ciao amore. Vieni. Mela. Io Edo ti rifaccio un'altra volta i complimenti perché l'ambiente è bellissimo, il caminetto, il divano, la macchina da cucire che io ci vado pazza per queste cose qui, veramente bello. Ci abbiamo due stanze qui e due stanze sopra e questo diciamo è il salone comune, che anche questo è fatto nel tipico stile maremmano, diciamo, ci sono dei pezzi di arredamento, quella era una vecchia porta di un fienile comprata da mia madre tantissimi anni fa e poi è stata ristrutturata, c'è stata fatta una libreria. Quel mobile là era il baule che conteneva la ruota di scorta di una delle prime Fiat costruite, che era rosso, laccato di rosso. Anche quello è stato comprato da mia madre, poi è stato ristrutturato, c'è stato fatto un mobile. L'arredamento, diciamo, è tipico maremmano, anche i colori sono tipici della nostra zona. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Ai. Filippo, non te lo do il microfono, acciderbola. Vabbè, io c'ho il nuovo conduttore che è Filippo che mi sta massacrando. Sì, ti faccio scendere. Filippo, ve l'ho portato, eh. Voi eravate qua giù, al freschino, io ero massacrato da Filippo. Allora, ti voglio far vedere una cosa. Anzi, chiamo Edo. Edo, vieni qua con me. Allora, questo è, ragazzi, il libro dei ricordi, delle dediche, sì. Ma fra l'altro vedo che hai anche degli artisti, ti hanno fatto addirittura il disegno. Sì, tanti, anche bambini. Questo vabbè è stato fatto dagli adulti, ma ci sono un sacco di disegni fatti dai bimbi che anche sono belli. È un libro che c'ha... Vai. C'ha tanto, lui è ormai il padrone di casa. Lui è la mascotte. Ci sono un sacco di disegni, dicevo, e anche dediche, è bello. Comunque è un libro che c'ha 10 anni. Allora io direi di fare una cosa, noi torniamo giù, che la giornata è ancora lunga, che poi noi bisogna fare una tappa sul mare. Okay. Deb, pensi alle dediche, poi dopo faccio la firma? Ok, vai, poi dopo ne faccio una anch'io. Sì, sicuramente, sicuramente. Dai, andiamo Ida, andiamo, che la giornata è ancora lunga. Ragazzi, come prima tappa siamo andati a vedere la spiaggia e le Rocchette, che è fantastica, così dice, ce l'hanno consigliata praticamente tutti, quindi nulla, parcheggiamo, facciamo due passi a piedi e andiamo a vedere questa famosa spiaggia e prima cosa un tuffo al mare spettacolare, giusto? Sì. Che è quella faccia? Caldo. È appunto caldo che sta il mare. Bene, Edoardo. Ragazzi, questo è il Castiglione della Pescaia, ve lo consiglio. Castiglione. Dico sempre Castiglione, non lo so. Castiglione della Pescaia. Guardate che acqua. Thank you.
va? Ma guarda lì, cioè io non ho parole, cioè io sono qua che ti coccolo tutti i gatti, praticamente me ne manca solo uno, poi l'ho conosciuti tutti, vai scendi, e voi siete qua e manco mi chiami, no, cioè, sì, me lo so, me l'aveva detto, solo che io c'ho la falla dolce, tutto, avvisami, ma col cavolo, ah bene, vedo la famiglia, allora, la famosa famiglia di cui avevamo parlato, esatto, cioè, sì, esatto, ecco Irene, vieni, sì, certo, perché oggi mi aveva parlato dell'azienda con un suo familiare, detto, c'è anche la mia compagna, e finalmente la vediamo, beh, in realtà noi l'avevamo vista ieri, la vediamo, voi la vedete, Irene... Pensavo non ti chiamavo? Piacere, no, ero sicura non avresti chiamato. No, t'ho chiamato. Lo sai perché t'ho chiamato? Perché ieri ho sentito, io sai, ascolto, poi sto zitto e poi rimugino sulle cose. Oggi non abbiamo parlato di una cosa fondamentale. Fondamentale che è l'aspetto del cuoco. Io l'ho chiamato chef, ha detto no, non sono uno chef, sono un cuoco. Ma che cuoco? Io volevo innanzitutto confermare lei perché ieri l'ho sentita. Ha detto no, io non per partito, ma lui è veramente bravo. Confermo, sì, è vero. Quindi detto da una donna, una giovane donna, una ragazza, capito? Non wow. Solo io sono bravo, anche lui. Vedi che noi uomini siamo bravi in cucina. Allora, in tutto, però in cucina siamo più bravi, vedi? E lei conferma perché dice che io non sono bravo, invece sono bravo. Allora, le specialità che offri ogni tanto... Sì. Qui, perché io la prima volta che siamo conosciuti per telefono mi hai detto qua facciamo una scena di mare, una cosa bella, quindi là, poi non abbiamo avuto modo di fare la registrazione per vari motivi e oggi mi raccontavi, ora raccontaci, magari mandaci anche due foto, dato che purtroppo noi abbiamo un altro appuntamento e stasera ho dovuto rinunciare alla scena, ma ben venga l'aperitivo con il classico toscano, crostini, sì, pomodorini, molto semplice però amatissimo gli stranieri. Sì, questo assolutamente, amatissimo dagli stranieri. Noi principalmente si fa più pesce, per una questione, allora te come sai, gli agriturismi devono avere tutti i prodotti del territorio, anche per legge, noi si è sempre fatto, però anche per legge devi tenere tutti i prodotti del territorio. E io prendo il pesce, per scelta ho sempre preferito fa pesce, un po' perché mi diverto di più, un po' perché mi riesce meglio della carne e
E un po' perché anche d'estate con 40 gradi la cucina tipica nostra è ottima, cinghiale, lepre, però magari tutti i giorni diventa un po' pesante d'estate. Quindi ho preferito fare una cosa di pesce. Prendo il pesce fresco la mattina locale, a seconda degli ospiti che mi prenotano la mattina, lo preparo per la sera. Cucina molto semplice, però pesce fresco, quindi tipo risotto alla pescatora, all'impepata di cozze, il pesce al forno con le patate, cioè spaghette con le cicale, che è una cosa che si trovano vive qui da noi, le cicale sono proprio pescate qui davanti, e si fa qui in giardino e come servizio aggiuntivo, diciamo. Io ho cominciato a farlo che ero giovane, più per passione. Ora è anziano, è vero. Ero più piccolo, però lo facevo più per passione. Figurati, e poi però da cosa io mi diverto, da cosa nasce cosa, agli ospiti gli piace, si fermano volentieri, e quindi ho continuato poi. Vabbè, ora dice gli ospiti, sono convinto che ti ha conquistata con il cibo? Posso dire di sì, ma è una bugia. No, vabbè, non l'ha conquistata con il cibo. Allora, parliamo di altro, poi magari per il cibo, dato che è successo che oggi c'è saltato un giro in barca, magari verso ritorneremo e faremo questa scenetta con voi. Volentieri. Basta organizzarsi, quindi vi prometto che ritroveremo il modo, perché da queste parti ho indagato un po', ci sono cose da vedere, oltre che lo splendido mare che vi ho fatto vedere. Questi due ragazzi qua sono peggio di me, perché, anzi di noi, perché mi raccontavano che sono molto on the road, e non per caso come siamo io e te, un po' improvvisati. Questi studiano, prendono lo zainetto, stanno insieme da 9 anni, quindi pensa te quant'hanno girato, giusto? 9 anni, vedi, io mi ricordo tutto. Prendono lo zainetto e sono andati dove? Allora, io l'ho raggiunto il primo anno che stavamo insieme, in Colombia. Abbiamo viaggiato in Colombia per un bel mese. Poi un altro viaggio abbiamo fatto molto bello in Asia, Laos, Cambogia, Thailandia, sempre on the road con lo zaino, passando tutte le frontiere via terra, quindi l'abbiamo via mare, via terra, via fiume, sì, abbiamo passato le dogane, insomma è stata un'esperienza bella. Poi siamo stati a Cuba insieme, poi lui ha viaggiato anche in Perù, in Argentina, in Ecuador e poi insomma abbiamo viaggiato. Io ho fatto anche il Cammino di Santiago, come ti dicevo, sì, che mi è piaciuto molto, sì, questi sono quelli più importanti, diciamo, che abbiamo fatto insieme. Ci sono belle foto perché si è fatto veramente via Perù, l'Ecuador, ci sono posti veramente, se uno si mette a cercare, ci sono posti particolari, tipo in Ecuador c'è l'altalena più alta del mondo, per dirti, che te c'è quest'altalena con una cordina legata sulle Ande. Ah sì, l'ho visto, che... e l'hai fatta? Sì, l'ho fatta, è un posto meraviglioso. Uno dei tanti posti, c'è la metà del mondo, l'Equatore, dove passa la linea dell'Equatore, anche è bello. Solo lì perché c'è una gravità particolare, sì, certo. E c'è il cambiamento dell'andamento dell'acqua, no? Che passa, fai conto, da esatto, io tutte queste cose dici, l'ho vista in TV, cioè io che faccio la trasmissione l'ho vista in TV, no, non è chiaro, in teoria lo dovrei aver visto anch'io. Vabbè, noi abbiamo fatto cose molto più semplici, a parte la spedizione nel Sahara, però in confronto a loro sono molto una giacchettata. Ragazzi, andate a vedere perché sono veramente giovani e no, organizziamo per davvero, organizziamone una a livello televisivo. E niente, noi proseguiamo, ora mangio qualcosa anch'io e poi domani ci aspetta l'ultimo giorno lo passeremo, cioè hai consigliato un parco qui vicino, andiamo un po' in paesi, parco delle Sofa, vedremo, non svelo niente perché io secondo come mi arzo, magari domani sto tutto il giorno a chiacchierare con Edoardo, comunque qualcosa ancora vi aspetta, intanto rock and roll ragazzi, andiamo avanti. Thank you.
le volevo mangiare, che poi sono state fatte da loro, quindi mi immagino che sono una volta finite. Vabbè, mangio quello che c'è, che sicuramente sarà buonissimo. Buongiorno. Buongiorno, sei arrivata un po' tardi, quindi stamani ci sono già passati in diversi. Comunque le torte sono fatte in casa, questa è con la marmellata di fragole, questa è con le pesche. Poi ci sono croissant, le marmellate fatte in casa sono fragole, fichi e albicocche. Se volete lo yogurt me lo dite, ve lo do, lo yogurt greco. E la frutta, c'è anche colazione salata, quindi formaggi, affettati, un uovo strapazzato. Ok. Va bene? Cappuccino? Cappuccino. Grazie mille. Grazie a voi.